Io sono Oriana Persico e a due firme questo capitolo e con Salvatore Iaconesi parla della possibilità, di una possibilità molto particolare, la co-creazione della città. Dal 2008 noi abbiamo iniziato insieme con Salvatore un percorso di ricerca a cavallo tra la ricerca scientifica, l'arte e l'innovazione, che riguarda una possibilità molto particolare, ovvero l'ascolto in tempo reale della vita della città attraverso le conversazioni degli abitanti sui social network. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che una serie di tecnologie che sono a disposizione, in parte sono anche state sviluppate da noi, sviluppate, sottolineo, perché fa parte proprio anche del nostro capitolo, in modalità open source, quindi insieme alla parte, diciamo, teorica, e quindi, diciamo, questo capitolo del libro è un assemblage, diciamo, di tutti questi progetti, di una serie di progetti che sono stati concretamente realizzati su questo tema dal 2008 al 2011-2012, riguardano appunto una serie di tecnologie che consentono di leggere, prima di tutto ascoltare, quindi parliamo anche per metafore che non sono di tipo tecnologico, quindi immaginiamoci di avere un grande orecchio, ok, che è prima di tutto in grado di ascoltare una nuova piazza pubblica. Pubblica perché? Perché sappiamo che tutti noi ogni giorno, quando immettiamo quando scriviamo sui social network, impostiamo anche la nostra privacy e quindi, diciamo, decidiamo se i nostri messaggi sono pubblici. Quindi immaginate il parallelo nella vita concreta: io mi esprimo all'interno di una piazza, quello che dico e quindi il mio comportamento è pubblico e quindi il mio comportamento varia, nel senso che io faccio sempre questo esempio: se vado nudo in piazza mi rendo conto che sto facendo qualcosa che probabilmente all'interno delle convenzioni sociali può avere delle conseguenze. Noi allo stesso modo abbiamo una vita digitale, ci esprimiamo all'interno di delle piazze, i messaggi che noi prendiamo in considerazione e per questo li definiamo completamente pubblici, e sono quelli che le persone hanno impostato come pubbliche mentre si esprimono quotidianamente sui grandi social network, da Google+, a Twitter, a Facebook, Foursquare, piuttosto che Flickr, piuttosto che Instagram, ok? Quindi immaginiamo che noi abbiamo a disposizione quindi questo grande orecchio che, come prima cosa, che cosa fa? Guarda tutti questi messaggi che sono comunque delle forme testuali, ok? La seconda fase, quindi, diciamo, li raccogliamo, li ascoltiamo. La seconda fase è l'analisi di questi messaggi, di tutte queste conversazioni, ricordiamolo, sempre sotto forma testuale, ok? Quindi una grande, enorme quantità di testi che sono sotto forma di conversazioni disponibili in continuazione, disponibili poi sotto forma spontanea, ok? Perché queste sono le conversazioni pubbliche delle persone che stanno vivendo, facendo e compiendo le loro attività quotidiane all'interno di queste piazze pubbliche. Quindi li possiamo analizzare con delle tecniche che non sono fatte, per esempio, attraverso delle tag analysis, ok? Immaginatevi, altro esempio sempre molto banale e pratico: quando io dico "da paura" a Roma, da paura significa una cosa molto bella. Se io pretendessi, come dire, di analizzare la tag paura, in quel caso esprimerei una cosa molto differente se volessi guardare che cos'è la paura. Quindi ci serviamo di tecnologie che hanno una loro storia, provengono dalla intelligenza artificiale, sono machine learning e natural language analysis, cioè quindi si guardano i costrutti delle frasi. Quindi questi software sono in grado non certamente di leggere un contesto come fa un essere umano, ma di creare di ottenere dei risultati che sono molto, molto raffinati sulla comprensione di quanto è stato detto all'interno di queste conversazioni. Quindi di volta in volta immaginate poi la grande importanza che questi messaggi possono essere geolocalizzati. Quindi abbiamo una conversazione, la possiamo ascoltare, possiamo capire di cosa si sta parlando e possiamo geolocalizzarla, vedere dove queste conversazioni sono state realizzate. Ora, questo
perché parliamo il nostro perché abbiamo deciso di parlare proprio della vita della città. La città è il luogo principe dove avvengono, dove si costruiscono i destini delle persone, ok? Diciamolo così anche in un modo molto molto semplice. Applicare queste tecnologie, questo tipo di approccio alla vita della città apre delle possibilità che sono tendenzialmente infinite e che vanno a che fare, vanno dalla possibilità di creare delle forme di governance o addirittura di applicarle all'urbanismo proprio della città peer to peer, fino a una serie di cose che probabilmente ancora non, che vanno performate, ok? Noi diciamo sempre un'altra cosa rispetto a tutto quello che sta avvenendo un po' in questo momento, siamo in un momento in cui sono più importanti le domande che le risposte. Quello che noi abbiamo messo all'interno del libro sono una serie di esperimenti che abbiamo condotto con tante domande che ci sono venuti fuori da questi esperimenti, nell'intenzione di aprire un confronto con il resto delle persone che hanno partecipato a questo libro. E diciamo, il nostro punto di contatto principale riguarda due temi: il society-ing, come la possibilità di fare, produrre società, e dall'altro le smart cities, che noi abbiamo inteso e intendiamo in un'accezione un po' particolare, ovvero le human-centered smart cities, delle città che diventano intelligenti perché sono basate prima di tutto sulle relazioni e sulle persone.